Come avevamo anticipato domenica scorsa, nell'ultima giornata di campionato della terza categoria Girone D della delegazione di Catanzaro, c'erano poche sorprese da aspettarsi, con la Goodfellas ormai vincitrice del proprio girone, quindi con la promozione con una giornata di anticipo, segnaliamo anche la vittoria per quest'ultima giornata della Goodfellas 7-0 contro il Grifone Catanzaro, ultimo in classifica, che guarda caso torna a prendere tanti gol come aveva fatto nelle precedenti giornate, tranne le ultime due che ne aveva presi di poco. Alla fine sono 92 gol subiti dal Grifone Catanzaro. Comunque torniamo alla capolista Goodfellas, che con 50 punti vince il proprio girone e si qualifica per la disputa della Supercoppa, da verificare se con la seconda categoria e con l'altro girone, con l'altra terza di Crotone. Vedremo cosa dice la Lega. Per quanto riguarda le posizioni di rincalzo, si conferma il Tiriolo al secondo posto, Tiriolo che, come prevedevamo, batte 5-1 il Serra Stretta in casa, e poi c'è la coppia Ostaletti-Girifalco, entrambe vincitrici nell'ultima giornata di campionato. Ostaletti 2-1 contro il San Pietro Apostolo, il Girifalco 3-0 contro il Cortale, ma con gli scontri diretti a favore dello Ostaletti abbiamo terza posizione per la squadra ionica e quarta posizione per il Girifalco. L'unica sorpresa della giornata è il quinto posto che, per la sconfitta appunto del Cortale a Girifalco, viene assegnata al Maida, che è, proprio perché è migliore negli scontri diretti contro il Cortale, a parità di punti 36 si qualifica quinta dopo la vittoria in casa contro l'Atletico Feroleto, anche qui un punteggio tennistico 7-1. E quindi con la disputa di questi playoff, Tiriolo contro Maida, Saletti contro Girifalco, e si partirà domenica prossima, vedremo quali saranno le altre due squadre promosse in seconda categoria. Vince il derby 3-0 da questo di Cannetto e gol di Bonella.